finanza.com e all'EPFA Meeting 2015 con Aldo Varenna, presidente di EPFA Italia. Buongiorno Aldo. Buongiorno, buongiorno a voi. Siamo a metà della seconda giornata di lavori e come sta andando questo Meeting 2015? Cosa avete riscontrato? Beh, sta andando molto bene, a parte la situazione climatica che è ottima, c'è un sole ormai da 2 giorni, quindi andiamo ad ospitare. Chiaro, generalmente tutti gli eventi sono sempre stati accompagnati dalla pioggia negli ultimi anni. No, diciamo che noi siamo fortunati perché in realtà è proprio una conferma del trend positivo climatico, quindi EFPA, che vuole essere una grande famiglia, una grande community, ospita ovviamente anche colleghi che vengono con figli e con famiglia, quindi accoglierli con un bel sole è importantissimo. I numeri sono molto importanti, sono oltre 600 le presenze, i numeri sono record per i partner sia Asset Management che Reti, gli interventi sono stati molto apprezzati, oggi pomeriggio poi avremo interventi qualificati sul mondo delle PMI, l'intervento di Eurisco con la ricerca sulla nuova tipologia di clientela, generazione Y come viene chiamata, e poi prima dello speech finale come presidente l'ottimo intervento, anzi lo aspettiamo molto, dell'astronauta Nespoli. Ecco, oltre all'evento annuale avete in calendario anche altri eventi sul territorio? Sì, avremo nel mese di luglio il secondo aperitivo finanziario, sempre in partnership, in collaborazione con il professor Vaciago, che illustrerà la sua visione di macroeconomia, quindi attendiamo tutti i colleghi certificati e non a Milano per il prossimo aperitivo. Nelle ultime sedute di iscrizione all'albo dei promotori abbiamo registrato sempre un maggior numero di dipendenti bancari che accedono alla professione. Si riscontra questa tendenza anche tra i vostri certificati? Assolutamente sì, abbiamo riqualificato poche settimane fa con un'analisi del comitato scientifico e la rettifica del CDA, la riqualificazione dell'esame DEFS, che ricordo che è l'esame di primo livello per ottenere il diploma di European Financial Advisor Service, e è un esame a cui potranno accedere dopo 3 giornate di preparazione di aula tutti i colleghi, quindi che siano promotori finanziari da società mandante, che siano dipendenti bancari, l'importante è che siano iscritti all'albo promotori, quindi abbiano anche la qualifica di già aggiornamento professionale, quindi l'esame DEFS sarà un'opportunità per tutti i colleghi, soprattutto come dicevi i dipendenti bancari che sono in gran numero ormai presenti per l'esame all'albo promotori, quindi c'è una grande opportunità di sviluppo del mondo EFPA anche verso i dipendenti bancari promotori. Aldo, ti ringrazio, buongiorno e buon lavoro. Grazie a te e buona giornata.